dicendo che per me l'Italia è il posto migliore, o meglio, sarebbe il posto migliore per questo tipo di attività che lei individua. Io non sono stupito che tanti cervelli italiani non abbiano voglia di lavorare in Italia, perché nella narrazione degli ultimi 20 anni del nostro Paese, autodistruttiva su tutto, anche con alcune buone ragioni, nella narrazione autodistruttiva degli ultimi 20 anni, che ha coinvolto la politica, l'università, le istituzioni, le aziende, il mondo economico, il mondo associativo, in questa autodistruzione del nostro racconto, noi abbiamo rappresentato a noi stessi un Paese senza più futuro, come se questo meraviglioso luogo fosse soltanto una sorta di elenco di cimeli. E io penso che non sia così. E io penso che l'Italia abbia molte problematiche, ma che le possa affrontare e possa diventare il luogo naturale, vocato al nuovo mondo che si sta aprendo. Cioè, paradossalmente, io rovescio il ragionamento e dico che se c'è un luogo che è concettualmente il migliore al mondo per far crescere i cervelli e per ottenere insieme la qualità della vita, l'innovazione e un grande investimento in capitale umano, per me questo è l'Italia. Alle 19.10 è avvenuto un terremoto di magnitudo 5.4 nella zona, nel margine settentrionale della zona attivata dal terremoto del 24 agosto. Se lei guarda su questa mappa, vede che il terremoto di magnitudo 5.4 è stato ubicato qui, questo in colore giallo, e tutta questa zona di puntini blu è la zona attivatasi durante il terremoto del 24 agosto, che è nucleato qui in accumuli. Il terremoto, la scossa principale del terremoto del 24 agosto ha rotto una zona che va da Amatrice a Cumuli Norcia, e nei 2 mesi successivi la sismicità si è allargata in un'area più grande anche verso Castelluccio e il Monte Vettore. Ieri alle 19.10 c'è stato un primo terremoto di magnitudo 5.4, come vede, proprio nel limite settentrionale della zona attivata, e alle 21.18 c'è stato il 5.9 più verso Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Ussita, che praticamente ha attivato un'altra faglia nella zona a nord tra Visso e Pieve Torrino. La Protezione Civile Italiana è espertissima nella gestione dell'emergenza e nella pianificazione dei piani di intervento. In questo caso ovviamente era già operativa nel territorio, perché si era operata immediatamente insieme ai Vigili del Fuoco sotto il coordinamento della Protezione Civile Nazionale e con i contributi delle protezioni civili regionali nel gestire l'emergenza nella zona di Amatrice, Norcia, Accumoli, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto. E adesso chiaramente è un nuovo lavoro, perché l'area interessata dal danneggiamento e dalla percentuale, diciamo la porzione di popolazione che ha bisogno di aiuto e di assistenza, adesso è aumentata, perché l'area si è estesa verso nord-ovest fino ad arrivare a Visso e verso la Valnerina. Quindi l'operatività è garantita e ci sarà un ulteriore lavoro. Fortunatamente ci sono state pochissime, una sola abbiamo notizie, vittime, però ci sono stati ingenti danni e feriti, quindi c'è stato comunque un danno alla popolazione, ma anche un danno grosso al patrimonio abitativo e artistico, cioè vale a dire un danno economico.